time to play the game. Time to play the game. Bella ragazzi, sono Giambo e sono qui tornato col terzo episodio, il terzo capitolo della seconda stagione di The Walking Dead. Se non vi siete visti gli altri episodi, muovetevi a vedere gli altri episodi, venite qui perché noi stiamo per iniziare questo terzo episodio, tutti convintissimi e carichissimi. Non perdiamo tempo e premiamo su avvia episodio 3. Allora ragazzi, vediamo adesso subito quello che c'è stato negli episodi precedenti, perché sicuramente c'è il trailer di anteprima. Vediamo subito. Eccolo qua. Guardatevi. Ricordate sicuramente questa scena. Ecco qua. Il nostro amico Luke. Bonnie la bastarda. Clemens, family. People like Matthew aren't coming back. Matthew che è stato ucciso dal nostro gruppo. Walter che è leggermente incazzato, che però è stato risparmiato. L'aggressione degli uomini di Carver, perché si è scoperto che questo è il marito della Nigga. La morte di Walter. Torniamo a casa. E il rapimento di tutto quanto il gruppo. Adesso vedremo sicuramente quali sono le ripercussioni che ha avuto questo attacco di Carver. Vediamo subito. Piccola spaccacola inquadrata. Che guarda un albero. Cioè, guardate. Ah no, non guarda un albero, ma una farfalla che adesso si mangerà. Perché è diventata una candibla anche lei. Che fai? È volata. Avete finito? Sì, un attimo. Grazie per essere venuta con me. Fa paura qui fuori. So che ti hanno obbligata. Siamo amiche, dai. Facciamola contenta. Facciamola contenta perché questa... Questa... Abbiamo capito che ha dei problemi. Maledetta. È uscita tutta per bene, ragazze? Troy, legale e mettile nel furgone. Va bene. Beh, siamo sotto di torno. 30 minuti, siamo lì. Fa che siamo tutti quanti preparati. Potrebbe essere più duro del previsto. Passa e chiudo. Non è educato ascoltare le conversazioni altrui. Has anyone ever taught you that? Where's your manners? I used to have a walkie-talkie like that. È vero. What happened to it? E cosa gli è successo? Because you can't have this one. Lo usavo quel... to talk to my parents. Is that why you're looking at this one? Vuoi parlare con mammina e papina? Daddy. Bastardo. My parents are dead. Brava, fagli capire. Tutti i genitori di ognuno di noi sono morti. Quello che ti è successo non ti rende speciale. Mio padre è ancora vivo. Oh oh. Carver, ragazzi, mi ricorda troppo il governatore della serie TV The Walking Dead. Grande. Ci vuole un personaggio così bastardo. Che intrattiene le... che vi intrattiene nei vostri seggiolini. The hell did he do to you? Hey, did he hurt you? Hey, hey! Hey, hey, eccoci, guardate che convinzione che ha. Che convinzione, la carica che vi dà questo gioco non ve la dà nessuno. No, non è vero, però fa opinioni. Episodio 3 in grave pericolo. Comunque nel video di 10.000 molti commenti positivi sono stati dati a The Walking Dead come uno dei giochi che avete preferito. E ti credo, perché insieme a DayZ questi qua sono i miei due giochi preferiti che ho preferito trattare nel mio canale. Proprio goduto nel giocarli, ecco. Allora, vediamo un po' dove li stanno portando. Probabilmente li porteranno nel loro accampamento e... Vediamo un po'.
ci aspetta ad accoglierli, perché nei 400 Days, nel DLC 400 Days, avevamo portato solamente Bonnie, quindi gli altri personaggi non ci sono, non ci dovrebbero essere, ecco. Per chi ha guardato 400 Days. Qualcuno gli ha filato, niente, dobbiamo toglierci queste corde. Ma perché sempre a me? Non c'è niente qui dentro. Prima di tutto ci siamo noi, quindi non è vuoto. Se non vuoi aiutarmi, dimmelo, ok? Cercherò da solo. La Madonna, lui, stai calmo. Chiamati, Kenny, ci hanno preso tutti. Dobbiamo mantenere un basso profilo. Hai ragione, noi conosciamo Bill meglio di te. Esatto. In effetti. Aia. A voglia. Situazione tesa, ragazzi. Come sempre. Vuole punirci. Cosa intendi dire? Ora è un cazzo psicopatico. Non hai idea di con chi hai a che fare. O invece credo di averci dopo aver visto ciò che è successo nella loggia e non intendo restare, seduto qui ad aspettare che uccida anche noi. Sto cercando di aiutare, sono sicuro di Walter abbia davvero apprezzato il tuo aiuto. Questo non è giusto, non è tua colpa, ma di quel pazzo. Ai ai ai. Oh mio Dio. Ragazzi, scusate se non leggo, ma qua vanno veramente, veramente veloce. Siediti, ci farai uccidere tutti. Dobbiamo fare qualcosa. Kenny's right. We have to do something. We can't just sit here. How is it the kid is the only one that sees what's going on here? Clem, the adults are talking. Stai parlando? Ah, davvero? Perfetto, ora sì che si ragiona. Carver will be on the other side of that door with 10 people. Ehi, stai tranquilla, tesoro, va tutto bene, tutto andrà per il meglio. Se avesse voluto fare qualcosa, l'avrebbe già fatta. Ti dico io cosa è successo. Ci ha abbandonati. Luke ci aiuterà. È vero, in effetti. Mamma mia, Kenny sta. È incazzata, eh? In effetti è vero, ragazzi, Luke non è stato preso, io non ci avevo fatto caso. Quel proprio figlio vitale che vedo, dopo prendo la sua arma e sparo al secondo figlio di puttana che vedo. Siete basta, stai zitto, Doc, nessuno ti ha interpellato. Non lo so, Kenny. Ti fidi di me? Kenny, please, just listen. Mi fido di te. Ok, mi sembra un po' strano, però io mi sto fidando di Kenny, ma mi sembra un po' cazzoso. Kenny, are you okay? Is he okay? Sta bene? I think so. Penso di sì. Credo sia meglio così. Ahi, adesso che si accorgono che ha le mani slegate si incazzeranno. Alzatevi. E come f... Vieni qui. Siamo tornati da noi alcuni volti familiari. Ora capisco che qualcuno di voi può chiedersi perché noi abbiamo riportato qui questa gente che è scappata di propria volontà. Io credo di saperlo. Cioè, praticamente questi sono scappati da questo gruppo, questi qua. I vostri sentimenti di rabbia e di spezza oggi sono tutti validi. Non vi sto dicendo di dimenticare ciò che hanno fatto, ma dobbiamo trovare nel nostro cuore
la bontà per perdonarle. Look how much food they have. Wow. Cazzo, ragazzi, non mi sembra molto prudente però seguire questo Kenny, alla fine. Non mi sembra molto in sé. La nano in escandescenza non ragiona come lui può fare, e lo conosciamo dalla prima stagione. Tornerà presto. Dai, cerchiamo sempre di rassicurare le persone. Comunque mi hanno detto che la guardia qua dietro assomiglia al vostro caro Dexter. In effetti lo ricorda vagamente. Questo continua a parlare, vabbè. Grazie, Bonnie. Yep. Questo parla di luci qui in questa oscurità, ed è questo ciò che faremo. Sembra veramente di... Ecco qua il vostro caro Dexter. LOL. Quello è per te. Ma dai. Ehi, ragazzi. Chi è questo? Oh mio Dio, un monco. Mi dispiace moltissimo. Cosa ti hanno fatto? Poteva andare molto peggio, figli. Sono fortunato ad essere vivo. No, it's really not. I would tell you if it was. This happened well after you guys left. Chi è questo? Credo che sia. Ecco qua. When we ran away. Perché non è venuto con voi? Why didn't he go with you guys? Quando ve ne siete andati? Esatto. Credo che quelle fossero le sue intenzioni. Ma dopo è caduto e noi altri non siamo fermati ad aiutarlo. Sono sicuro che avesse ancora tutte le braccia. Non ho letto più. Stavo andando fuori quando un vagante mi ha morso mentre stavo mettendo chiodo o qualcosa del genere. Fortunatamente mi hanno amputato il braccio in fretta, salvandomi la vita. Alvin, Carver wants you in his office. What? Why? Don't make this difficult. It's too late for that. No, please. It's okay, Beck. Va tutto bene, Beck. Riposa. Se avessi voluto fare qualcosa, l'avrebbe già fatto. Starò bene. I'll be fine. Let's see what he wants. Vediamo cosa vuole. Cioè, questo qua, le corna. Hey, Reggie. Reggie. Hey, Troy. Don't go fucking up now. Bill's real close to letting you out of here. You make sure things stay nice and quiet out here tonight, and I'll be sure to let Bill know just how helpful you were. Yeah, you can count on me. Thanks, Troy. Ecco. Don't mention it. Ecco, ecco. Bene, bene. Bravi, incominciate a ragionare. Fate rientrare nel gruppo Reggie. Va bene, ragazzi. Però è una puntata molto tranquilla, ma sapete che The Walking Dead si infiamma, We were with them when we got caught. Hey, I'm Reggie. Hey, sono Reggie. Lei è Sarita. And that's Kenny. E lui è Kenny. Hey, yo. Hello. Ciao, e tu come ti chiami? This freaks you out. My name's Clementine. Clementine. It's very nice to meet you, Clementine. Hey, where's Carlos? Dov'è Carlos? I've already got him looking at some folks. Oh, okay. Good. What about Pete? Pete. Pete, save it for the morning. No, che cazzo sto nigo? Some of us gotta be up early. Chi è quello? Who's that? I don't know. Non lo so. Non riconosco la sua voce. No problem. Ha ragione, scusaci. Chi è sto ninja qui? Oh, oh. Ditemelo. Mike, un po' stronzo quando è stanco, ma come ho detto, mi ha salvato la vita. Quindi non mi lamento più di tanto. Lavoro con me fuori al muro. Mi dispiace così tanto. E questa? I'm glad you're here. Ammazza, quanta gente qua che è rinchiusa, sti prigionieri qui. Chi è lei? Chi? Quella ragazza laggiù. Oh, yeah. Oh, sì, giusto, ok. Lei è totalmente strana. L'hanno trovata mentre si stava intorfolando nel campo. Probabilmente è meglio non continuare a fissarla. So come può sembrare, ma non è così male qui. Reggie,
Reggie, non sono serio, dove altro troverete tutto questo cibo che abbiamo qui? Sì, in effetti qui siamo prigionieri di sto stronzo, però abbiamo le chiappe coperte. Beh, veramente veniamo da una loggia con una pala eolica. LOL. We're building something great here, guys. Costruite. Making it happen. Look, I've made mistakes and he's forgiven me. That doesn't mean Carver ha ucciso il mio amico. Carver killed my friend Walter. Ok, non so cosa è successo, ma forse ha avuto le sue ragioni. La sua unica ragione è quella di essere un pazzo figlio di puttana. Listen, I'm really close to getting back into the group. Once that happens, I can do a lot more to help you guys be more comfortable. Comfortable? I just don't want you to mess things up for me. I've worked really hard to get to this point. Che palle, ragazzi, adesso ho già capito com'è la situazione. Voi resterete qui al sicuro. Then, once I'm out, I could non ti metteremo nei guai. Maybe even help get you out. We won't get you in trouble. They're expecting me to keep things in line out here. Well, if Carver's such a se Carver è così bravo come dici, sono sicuro che non hai niente di cui preoccuparti. Dicevo, adesso dobbiamo scegliere se fare i bravi e legare dritto per stare qua o ribellarci per scappare, insomma. Sono quasi sicuro. Obviously I don't know what happened while you were all gone, but he's given me a second chance and I know he'd do the same for you. E la darà anche a voi. I don't want a second chance. Me ne voglio andare con la mia famiglia e basta. Your family is safer here. La tua famiglia è più sicura qui. I need to sit down. Ho bisogno di sedermi. Vai, siediti. Sarah, can you go see if there's something for her to drink? Okay. Yeah, there's water over by the benches. Ah, that didn't go as planned. Should have actually made a plan. Vabbè, ci siamo fatti anche questa chiacchierata con sto Reggie. I don't think we can trust him. I mean, clearly he's already drank too much of the Kool-Aid. Noi non rispondiamo. You gotta take a look around. Devi dare un'occhiata in giro. Dobbiamo sapere se c'è un modo o qualcosa che possiamo usare per uscire da qui. Cosa devo cercare? Roba che non vogliono farci vedere. Quel coglione di Troy non c'è ora. Questa è la nostra chance, non ti preoccupare. Di Reggie. Lo distrarrò. Vabbè, allora andiamo un po' a vedere. Curiosiamo, ragazzi. Walker just snuck up on you, huh? Yep, I was distracted. Tappa di pesce. Wow, bella questa. Ma cosa succede? Parla con Mike. Hello. Ciao. Get lost. Sparisci. Fantastico, molto accogliente. Questa ragazza qua invece? Madonna. Sono molto accoglienti. Osserva letti. Sempre meglio del pavimento. Non proprio. Grande. Sarà duro come la merda. Non sembra stabile. Andiamo in giro a cercare. Serva concime. Che schifo. Osserva difese. Vediamo un po' qua. Difese. Immunitarie. Tira difese. Hey Clem, dai, non fare così. She ain't doing nothing wrong, Reggie. Just relax. How can I relax when come possiamo stare mi intorno toccando tutto? Oh, sta calmo. Esamina avvolgitore. Avvolgitore di qui. Cazzo sta a fare? Serva corda. Questo affare qui? Scale.
filo spinato. Ouch. Ouch. Eh beh, sì, farebbe male. Comunque qua c'è un passaggio, a quanto pare. Le scale rotte. Va bene. Abbiamo già trovato qualche cosa di interessante. Penso che qualcos'altro non ci sia di utile qua. Niente, abbiamo guardato tutto perché da queste parti non si può andare. Perfetto, torniamo a parlare con il nostro amico Kenny. Parla Kenny. Beh, dimmi tutto, novità? Il recinto è ben difeso. Sì, ho visto, va bene. Beh, un pasto pieno di strumenti la fai da te, deve essere per forza. Oh oh, chi è? Papà! Va bene, andate tutti a dormire. Spero il primo coglione che vedo cazzeggiare in piedi prima dell'alba. Troy, dov'è Alvin? Andate a dormire. Oh oh. Ragazzi, facciamo una cosa, io prenderò una decisione in base a quello che faranno ad Alvin. Se Alvin non lo vedo tornare, io me ne scappo. State a decidere, io non parlo. Credo in te, Clem, andrei benissimo. Riposati, ne avremo bisogno. Vediamo un po' cosa succede ad Alvin. Se Alvin, insomma, non torna e sparisce, che lo fanno fuori, io ovviamente me ne scappo. Oh, sta buono. Il vostro caro Dexter. Don't kick me. It's rude. È da maleducati. Anzi, Bill vi deve parlare. Lil. Oh, vediamo un po'. È aumentata l'età dei vaganti lungo la recinzione. Tenete per la mente. Che cavolo. Ok. Stiamo qui monitorando la situazione. Ora. Alcuni potrebbero portare rancore per l'accaduto, per come sono tutte le cose. Ebbene, è acqua passata. Alcuni di voi sono nuovi in questa comunità, altri sono vecchi membri che hanno smarrito la via. Ma sappiate che qui potrete trovare redenzione, perdono, dando prova del vostro valore attraverso il duro lavoro. Reggie, se non passa la tana fra noi, continua così e qui dobbiamo avere la sua parte. Ma zitta. Stai un po' zitta. Carlos. Sì? Sembra che tuo figlio sarà un po' di disciplina. Dispiace. Sarah, apologize to Mr. Carver. Chiedi scusa. Sorry, sir. No, no, così non è sufficiente. Non posso tollerare un simile atteggiamento il primo giorno. Devi punirla adesso, Carlos. Un bel ceffone sul guancio, così ci pensare due volte prima di aprire il becco un'altra volta. Dio. Io non credo che questa mano potrei... Per questo che hai le due mani, Carlos. E dai, non voglio roba da femminucci, d'accordo? Uno schiaffo bello forte, ci penserà Troy al posto tuo. Non credo che ti piacerebbe. Sarà decisamente zelante, si dice così. È già terrorizzata. Non lo farà più. Oh, state calmi. Oh mio Dio. Se non vuoi prendere anche tu, farei meglio a tacere, signorina. Puttana troia. Ragazzi, so già che se non gli tiro uno schiaffo io,
Dad. Scusa, mi dispiace. Ah, lo fa lui. Lo fa lui di suo, io non devo far nulla, mi sa. Spam! Fallo. Troia che c'è entrata. Minchia, vada la guancia. Perdonami, sta fermo. Torna avanti, non la coccola più, lascia a terra. Ha riflette sulle sue azioni, Troy. Beh, è giusto che posso sveglia questa, Posso lo merita. Posso lo merita, sinceramente. Al lavoro, forza. Mamma mia, ragazzi, io però qua stare qua dentro. Tu lavorai nell'armeria, vieni con me. Minchia, vedi te. L'armeria. Non ci mi ne arrivo. Daffa. Oh, merda. Ragazzi, io qui non ci voglio rimanere, ho già capito. Entra, Bonnie ti sta aspettando. Bastarda drogata. Mazzo, giuro. Ehi, oggi dovresti cominciare con me. Cos'è, ragazzi? Riempiamo i caricatori. Oh. Esatto, brava. Io devo averti delle scuse, non sono stata sincera quando ci siamo incontrati alla loggia. E mi avete mostrato una gentilezza che non sarei mai aspettata da un gruppo di estranei. Ma adesso delle persone sono morte, poi io mi sento terribilmente in colpa. Colpa di Carver. Già, ma di certo non sono stata di grande aiuto. Ho pensato che se li avessi trovati io avrei potuto gestire la cosa. Tenete tutti sicuro, ma non è andata tutti così. Ti chiedo scusa, so che non è molto, ma è l'unica cosa che posso darti al momento. Quasi mi fai pena, guarda, Bonnie. Come è stata la tua prima notte al cortile? Avevo freddo. Beh, delle braccia magrolini, grossi una giacca. Devo andare anch'io. Dovevo andare anch'io quando Luke e Carlo sono scappati. Avevo intenzione di... vaffan. Perché sei rimasta? Ma qui neanche questa qua è una mezza... che se deve andare via. Sinceramente per paura, credo. Ma giustificare, c'è una messa che è più facile provare a sistemare qualcosa di rotto piuttosto che ricominciare da capo. Pensa a questa faccenda dell'orda. È il genere di cose che disgrega una comunità. Siete imbattuti in un'orda? Sì, è successo qualche volta. Ne siamo sempre venuti fuori in qualche modo. È una considerazione che faccio spesso quando penso di andarmene. Voglio dire, non è facile provvedere al... ma fa male. Va bene. Non giusti quello che ha fatto. Quello è stato... ha ucciso Walter. Walter. Ma non l'ha fatto. Bill è esagerato. È stato la fuga del momento. Farlo reagire in quel momento. Luke aveva idea su come organizzare cose, ma erano incompatibili con quelle di Bill. Cominciarono a scortarsi, poi Rebecca non poteva poi nascondere la gravidanza e questo peggiorò le cose. Spero solo che stia bene. Hey Bonnie, is that girl down there? I need to come get her. Yeah, she's here. Okay, I'll be right over. Ok, arriva. Bene, ragazzi, va bene così. Oh, quasi mi dimenticato, io ho preso questo. Una bella giacchettina. Ah, che te ne pare? LOL. L'ho trovato al vostro rifugio della loggia. È bello. Vabbè. Bello, mi piace. Sono contenta.
I didn't know what you'd think. You better watch yourself. I think some folks might be jealous of that. Eh sì, l'hai giubbato super figo. Oh, there you are. What's with the ugly jacket? Tavia. What? Never mind. Lascia perdere, dopo che la metti. Come on. Andiamo. Let's go. Va bene ragazzi, salvataggio. Dai, seguimi. Io direi di interrompere qui, visto che c'è stato il salvataggio. Ragazzi, fatemi sapere, come sempre, cosa ne pensate di questo gruppo. I consigli sono sempre ben accetti, i vostri pareri, io, come sapete, li leggo tutti. Non so, ragazzi, io di Carver è come, per chi ha visto il telefilm, è come il governatore. Chi è sotto le sue grazie, bene, ma anche quelli che sono sotto le sue grazie, bisogna stare attenti. Io comunque non sono molto favorevole a rimanere qua, per quanto siamo protetti non possiamo sempre stare a subire gli attacchi di quest'uomo, queste umiliazioni. Avete visto il padre Carlos che ha dovuto picchiare la figlia, non mi sembra molto molto giusto. E comunque sono sicuro che il gioco ci imporrà prima o poi di evadere da questo posto, quindi adesso vedremo un po' come si evolveranno le cose. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e nulla, noi ci rivediamo al prossimo video. Andate in Mona!